Grazie, buonasera a tutti. Grazie di essere qui sotto la pioggia. Grazie davvero. Io prima di tutto volevo ringraziarvi, non l'ho fatto ancora, lo sto facendo in tutte le regioni dove sto tornando dopo le elezioni politiche, perché togliete gli ombrelli, togliete, abbassate gli ombrelli. Io non lo uso, neanche voi, dai, qui sotto. Così evitiamo, così possono vedere tutti. Ecco. Il vero grande grazie va a voi, perché anche questa regione ha contribuito con forza a farci diventare la prima forza politica del paese, il primo movimento d'Europa, con oltre il 32% dei consensi, 11 milioni di voti che abbiamo ottenuto alle ultime elezioni politiche, e sono 11 milioni che non lasceremo nell'angolo. Io l'ho sempre detto, faremo di tutto per creare un governo del cambiamento. Che cosa significa governo del cambiamento? Significa che se vai al governo devi avere i poteri e le condizioni per cambiare le cose, perché di governi per tirare a campare se ne sono fatti tanti, non ci vuole molto, ma di governi che veramente iniziano a cambiare la vita degli italiani in meglio, migliorando la loro qualità della vita, ne ho visti veramente pochi nella storia della nostra Repubblica, sia della prima che della seconda. Perché? Perché nascevano da compromessi che si basavano sulle cariche, sulle poltrone, sui viceministri, sottosegretari, ministri. Noi abbiamo un sistema di legge elettorale che ci impone il dialogo con altre forze politiche. Prima di tutto, non con tutte, perché io non sono disposto a tutto pur di andare al governo. E secondo, noi dobbiamo creare necessariamente un metodo di dialogo che deve cambiare, che deve essere diverso rispetto a quello del passato. Se prima ci si accordava sui ruoli e sulle cariche e poi dopo venivano i cittadini, adesso deve essere esattamente il contrario. Quando in Germania non si riesce a fare un governo perché uno da solo non ha vinto, la prima forza politica, insieme alla seconda, alla terza, decidono loro, si mettono insieme di fronte ai cittadini e dicono: noi siamo diversi, non siamo d'accordo su tutto, ma le cose su cui siamo d'accordo ve le mettiamo per iscritto in un contratto che si chiama contratto di governo, per il quale si scrivono non solo le cose che si vuole fare insieme, che si vogliono fare insieme, ma anche i tempi e le procedure per farle. Cioè io dico agli italiani che il business sull'immigrazione, che è un grande problema che c'è in Italia, lo risolviamo entro questo tempo con questi strumenti. Quindi non è solo un programma di intenti o di obiettivi, è un contratto, si scrive nel dettaglio, poi le forze politiche firmano davanti agli italiani e si fa partire il governo. È un'alleanza? Per me non lo è, perché saremo sempre forze politiche alternative. Ma almeno le cose che concordiamo insieme, per la prima volta nella storia, le cominciamo a fare rispetto a tanti programmi elettorali di cui si parlava ma non si faceva mai. Questo è un concetto che abbiamo cercato di portare in questi giorni al centro e l'abbiamo preso molto sul serio. Io ho nominato un comitato scientifico per l'analisi dei programmi con dei docenti universitari, coordinato dal professor Giacinto Della Cananea, che già da giorni è al lavoro per comparare il nostro programma e quello delle altre forze politiche. Si vedono gli obiettivi in comune, quelli su cui non siamo d'accordo, si fa un'istruttoria e a quel punto è agli altri che spetta la risposta. Perché io l'ho detto a due forze politiche, con cui sicuramente abbiamo tante cose in disaccordo. Ma ci sarà qualcosa su cui siamo d'accordo? Beh, rispondeteci e diteci se volete lavorare per gli italiani oppure no. Uno deve scegliere o la rivoluzione o la restaurazione, stando con Berlusconi. Deve prendere una scelta nella vita, secondo me. Perché io non posso pensare di progettare un governo del cambiamento con Berlusconi. Abbiate pazienza, non mi avete votato per questo e non ci avete votato per questo, per carità. E un altro deve scegliere
se restare all'opposizione o mettere insieme i punti più importanti. Ora, una cosa vi voglio dire in questa regione: non permettete a nessuno di utilizzare queste elezioni regionali per aumentare il peso contrattuale a Roma nella formazione del governo. Voi andate a votare per le elezioni regionali perché avete a cuore questa regione, non per dare più peso contrattuale all'uno o all'altro per gli scambi di poltrone a Roma. Qualcuno dice che chi fa questo discorso è perché ha paura di perdere. No, perché io ho enorme rispetto di questa regione, come ho enorme rispetto di ogni tipo di elezione. L'ho detto anche ai cittadini del Molise che votano questa domenica, che sta per arrivare tra una settimana. Non dobbiamo utilizzare queste consultazioni in chiave governativa, a maggior ragione che le elezioni politiche ci sono già state. E pensare che il Presidente della Repubblica si faccia influenzare dalle elezioni regionali per dare un mandato, un preincarico, un incarico a questo o a quell'altro è anche disonesto intellettualmente. E questo è un concetto importante che sta alla base di tutto quello che stiamo facendo da anni. Il rispetto dei cittadini, che non devono essere utilizzati come degli strumenti per obiettivi personali. Vedremo chi lo firmerà questo contratto. Io però vi dico che sia per le elezioni regionali che per le elezioni comunali noi un contratto lo sottoscriviamo ogni volta con voi, che si chiama programma elettorale. E quel programma elettorale per noi è un grande valore, e lo so che in generale negli anni si è perso molto di quel valore, perché molto spesso i programmi erano bellissimi il giorno prima delle elezioni e scomparivano il giorno dopo le elezioni, come i candidati, no? Perché a volte vediamo queste grandi ammucchiate di 7-8 liste, non so qui quante ce ne siano a coalizione, che hanno così tanti candidati che se ognuno si mettesse a pulire un angolo di strada avremmo già le strade pulite per 5 anni, non ci sarebbe bisogno neanche di eleggerli. Il vero tema è che tutta questa gente poi che fine fa il giorno dopo le elezioni? Molti scompaiono, non li vediamo più, e poi riappaiono 5 anni dopo, a 3 mesi dalle elezioni. Ed è per questo che ha perso di valore tantissimo il programma elettorale in sé, ma per noi ha un grande valore. E sebbene non si sia formato ancora il governo nazionale, io qui una notizia ve la voglio portare, perché noi qua già siamo al lavoro ormai da circa 15 giorni per portare a casa un risultato importante su cui abbiamo fondato uno dei principi fondamentali della giustizia sociale, che è l'abolizione dei privilegi e degli sprechi della politica. Il governo non c'è ancora, ma noi abbiamo eletto il questore anziano della Camera dei Deputati e il Presidente della Camera dei Deputati, che sono rispettivamente Riccardo Fraccaro e Roberto Fico, che una settimana fa hanno avviato, dopo 30 anni, l'istruttoria per abolire i vitalizi degli ex parlamentari. E state sicuri che lo porteranno a termine questo risultato, finalmente, perché quello che ci dicevano che non si poteva fare, in realtà si può fare, è solo una questione di volontà politica. Ed è stato molto importante, sebbene ci abbiate visto solo parlare di presidenza di Camere, vicepresidenze, allora a volte si può anche pensare che stiamo anche noi a dividerci poltrone. In realtà quelli erano degli incarichi molto importanti per formare una maggioranza nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, che poi lavorerà all'abolizione non solo dei vitalizi, ma ci sono tanti altri temi da affrontare. Voi vi ricorderete quando io e Riccardo Fraccaro eravamo in due nell'ufficio di presidenza, io come vicepresidente della Camera e Riccardo come segretario di presidenza, ci mettevamo al lavoro per tagliare gli stipendi, la famosa polizza assicurativa dalle punture d'insetto dei parlamentari, tutta quella roba lì. In due qualche risultato l'abbiamo portata a casa. Adesso abbiamo 7 membri dell'ufficio di presidenza, la maggioranza relativa, il questore anziano, che è in pratica l'amministratore delegato della Camera, e il presidente della Camera dei Deputati, che è Roberto Fico. Solo lì ci sono 180 milioni di euro di vitalizi a cui metter mano, e sebbene siano un risparmio medio per i cittadini italiani dal punto di vista dei costi, sarà un grande segnale invece etico ai cittadini italiani da parte della politica. E questo è solo l'antipasto di quello che faremo al governo nazionale. Tanto. Siete una di quelle regioni che prima di tutto va tutelata per la sua specialità, per la sua autonomia. Per tanti anni si è parlato di queste regioni come un problema del paese. Io invece credo fortemente nel fatto che
l'autonomia sia una cosa importantissima. Il punto è chi la amministra questa autonomia. Se la si amministra per tagliare gli ospedali o per fare qualche ospedale in più. Se si utilizza l'autonomia per tutelare anche una parte di cittadinanza, di minoranza della cittadinanza, oppure la si utilizza semplicemente per avere un'autonomia di bilancio tale per finanziare altri sprechi, per finanziare qualche privilegio in più. Il vero tema è questo, e vale in tutte le parti d'Italia, perché nel futuro andremo sempre di più verso le autonomie territoriali, e noi non solo le tuteleremo, ma i territori che chiederanno più autonomia, io l'ho sempre detto, l'ho detto mesi fa anche quando ci sono stati i referendum in Veneto e in Lombardia, saranno territori ascoltati dal nostro governo al di là di chi li amministrerà. Io penso che questo è il punto di partenza per tutelare anche una regione come la vostra. Ma questo non basta, non possiamo pensare che una regione, perché ha uno statuto speciale, debba cavarsela da sola. Ha bisogno di uno Stato presente e che soprattutto lavori per ristabilire i diritti sociali dei cittadini. Prima si parlava di sanità. Noi per salvare la sanità dobbiamo toglierla dalle mani dei politici, perché è stata utilizzata come il bancomat della politica. E prima l'hanno spolpata. E poi ci hanno detto, dopo averla spolpata, che non c'erano soldi e quindi andava privatizzata. Ma questa è una teoria che non tiene. La verità è che quando la campagna elettorale te la finanziano quelli della sanità privata, tendenzialmente il giorno dopo le elezioni svendi quella pubblica alla privata oppure cominci a favorirla. Ed è questo un altro principio fondante. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il nostro risultato del 4 marzo non è solo un risultato legato al clamoroso numero di voti che abbiamo preso, ma ricordiamoci sempre che noi quel consenso lo abbiamo ottenuto senza prendere finanziamento pubblico, senza prendere finanziamenti da grandi lobby e senza avere nessuno alle spalle se non voi, i cittadini italiani. Questo è un risultato che vale il triplo. Qualcuno ha fatto, qui ci sono, pensate, forze politiche hanno fatto la campagna elettorale delle ultime politiche con 6 milioni, 3 milioni di euro e non hanno superato neanche il 3%. Noi abbiamo fatto una raccolta fondi per 3 mesi di donazioni che in media erano di 29-30 euro a cittadino, abbiamo messo insieme 800.000 euro e il conto, se non sbaglio, è che ogni voto ci è costato 3 centesimi di campagna elettorale. Totalmente fuori mercato anche per chi volesse comprarli, i voti, e per chi li compra abitualmente in alcune zone di questo paese utilizzando la pratica del voto di scambio. Sono venuto a dirvi che la legislatura 18ª, che è partita col 4 marzo e che credo si avvierà a breve nella sua completezza, è una legislatura che non deve fare tante leggi. Io non vengo a proporvi tante leggi, deve essere chiaro questo concetto, ne abbiamo fatte già troppe in questi anni. Si fa una legge nuova ogni 2 giorni e mezzo in Italia, a cui si sommano alle circa 800.000 già esistenti, mai censite, insieme a circa non so quante leggi regionali, insieme alle normative europee. Mettiamo insieme tutti questi numeri e si ottiene un risultato, che in Italia quando hai un problema non sai più quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che te lo deve risolvere. Allora qual è la ricetta? Non è fare altre leggi per sburocratizzare, ma abolire un po' di leggi per semplificare e sburocratizzare la vita delle imprese, dei commercianti, delle cooperative, delle realtà che ogni giorno lavorano onestamente sul nostro territorio. Ed è per questo che in un contratto di governo ci deve essere un metodo differente del fare Stato, dell'essere Stato, che è uno Stato che abolisce le leggi inutili e che quando ne fa una nuova si deve preoccupare di abolirne almeno 3 vecchie. In modo tale da fare in modo che quando abbiamo una questione da affrontare andiamo ancora dal nostro commercialista, andiamo ancora dal nostro avvocato, dal nostro consulente del lavoro, ma troviamo una persona serena e non una persona che sta per andarsene in cura per la difficoltà del leggere le leggi e dell'affrontare un sistema Stato che cambia le leggi ogni 12 ore o ogni 24 ore se ti va bene, perché è questo che accade quando andate dal vostro commercialista, vi dice torna tra una settimana, tanto sicuramente l'avranno cambiata la legge di cui stai parlando. Questo è un meccanismo che si è innescato negli ultimi anni perché la politica, siccome non otteneva risultati, almeno doveva dire di aver fatto le leggi, ma non si è mai preoccupata di che fine facessero quelle leggi che faceva.
E quindi il risultato di fronte a tutti quanti è uno Stato così complicato che poi crea la corruzione. Che cos'è la corruzione? Un politico, un burocrate che si interpone tra te un diritto e te lo spaccia per favore. E siccome tu non riesci ad arrivare a quel diritto, cedi all'idea che sia diventato un favore. Ma non è così. Se lo Stato è semplice, non esiste l'evasione fiscale, non esiste il furbo che si muove in uno Stato complicato. E per questo, secondo me, l'approccio sbagliato di tutti questi anni è stato creare uno Stato che sburocratizzava con nuove leggi. Io quando incontro gli imprenditori mi dicono: vi prego, non fate più leggi sulla sburocratizzazione, che ogni volta che ne fate create altra burocrazia. E ogni volta che volete combattere l'evasione fate leggi che invece di combattere gli evasori combattono la gente onesta. Ed è vero, infatti delle 400 leggi da abolire che ci sono, che abbiamo previsto nel nostro paese, ci sono almeno da abolire, prima di tutto, quelle leggi che si diceva stavano combattendo gli evasori, invece combattono la gente onesta. Lo spesometro, il redditometro, lo split payment, gli studi di settore. E badate bene, questi strumenti non vanno sostituiti con altri, perché qualcuno vi dirà: ma nel 2019 saranno aboliti gli studi di settore. Sì, ma nasce il ranking d'impresa, che è un altro meccanismo per creare scartoffie. Il risultato è che si passa ormai gran parte dell'anno o a creare scartoffie per lo Stato o a ricevere lo Stato in azienda, nella propria attività professionale, per esibirgli le scartoffie che hai già mandato allo Stato. E a volte due enti vengono a fare lo stesso controllo. Ma questo non è solo frutto di una gestione malsana dello Stato, è anche frutto del fatto che si sono creati così tanti enti inutili che poi dovevano avere una ragione di vita, e quella ragione di vita lo trovano nel perseguitare voi. E se noi oggi vogliamo cominciare anche a semplificare lo Stato, non dobbiamo abolire solo un po' di leggi, dobbiamo mettere mano ad una serie di enti che sono stati creati o per piazzare amici propri lì dentro o per spendere un po' di soldi. Questo meccanismo vale anche per le infrastrutture. Io credo che questo paese abbia bisogno di un grande piano di infrastrutture, ma dobbiamo chiarirci se si stiano spendendo soldi per fare opere o si stiano facendo opere per spendere soldi, perché sono due concetti totalmente diversi. Quando ci vedete discutere verso alcune opere di infrastrutture, non è perché noi siamo contro l'infrastruttura, perché diciamo: utilizziamo quei soldi per le priorità dei cittadini. E l'abbiamo detto su tante cose in questi anni. Perché? Non perché siamo degli scienziati, ma perché vediamo un po' i flussi, gli spostamenti. E quando tu progetti una grande opera, la progetti a 10 anni, a 15 anni, e quindi ti devi chiedere: tra 15 anni il traffico veicolare o il traffico merci sarà lo stesso di oggi? Perché se è in calo, se sta cambiando, tu stai per creare una cattedrale nel deserto. Ed è quello che si è fatto in questo paese. E alla fine, mentre si spendevano soldi in mega opere inutili, allo stesso tempo ci toglievano la mobilità urbana, ci toglievano il trasporto pubblico locale, ci toglievano la possibilità di garantire sicurezza nelle nostre città, che quando esce tuo figlio il sabato sera non sai, hai sempre paura che non ritorni per il livello di insicurezza nelle nostre città. Ora, il nostro grande obiettivo è quello di cominciare a mettere i soldi lì dove servono, e vi assicuro che ce ne sono tanti di soldi. Ce ne sono tanti da tagliare dagli sprechi e da mettere nei fondi più importanti. Quelli che riguardano la disabilità, quelli che riguardano le pensioni. Avete fatto tanti sacrifici negli ultimi 10 anni di crisi e vedete il debito pubblico continuare a salire. E quindi è frustrante, perché avete rinunciato a una parte della sanità, avete rinunciato alla pensione, avete rinunciato ai servizi pubblici, al welfare comunale. Vi hanno detto che erano tutti sacrifici per ridurre il debito pubblico. E alla fine il debito pubblico continua a segnare nuovi record. Allora qual è il punto? Forse la ricetta è sbagliata. Perché mentre voi facevate sacrifici, con i soldi di quei sacrifici si finanziavano spese improduttive, spese nella pubblica amministrazione che non andavano fatte, privilegi, sprechi di ogni tipo, anche legati all'incompetenza non solo della politica ma anche della burocrazia italiana, di una parte della pubblica amministrazione. Che cosa dobbiamo fare adesso? Aprire quei bilanci e cominciare a tagliare tutto quello che riteniamo inutile e investirlo dove serve. E la cosa incredibile è che quando siamo arrivati all'inizio di questa legislatura, avendo più informazioni, abbiamo composto un documento di economia e finanze per la programmazione economica dei prossimi anni, e dovevamo disinnescare le clausole di salvaguardia dell'IVA, creare un fondo per aiutare i comuni che sono in difficoltà, creare il fondo per superare la legge Fornero. Ora tutti pensavano
che servisse a sforare i parametri europei per finanziare questi progetti. Siamo andati a vedere e invece i soldi c'erano, tant'è vero che saremo all'1,5-1,6 di deficit PIL, che è quello che aveva già previsto il governo, solo che abbiamo cominciato a mettere mano seriamente alla spending review. La spending review è una di quelle parole inglesi che si utilizzava tanto e si è utilizzato tanto in questi anni per dire che si dovevano tagliare gli sprechi, solo che per troppi anni veniva nominato un commissario, una persona altissima, di altissima professionalità, gli si diceva: mi tagli la spesa dello Stato, mi dici dove devo andare a tagliare per recuperare un po' di risorse. Quel professore andava dal Presidente del Consiglio e gli diceva: guarda, ci sarebbero 8.000 società partecipate in Italia, dobbiamo cominciare a tagliarne un po', 8.000, 5.000, cominciamo a eliminare per esempio quelle che non hanno dipendenti, hanno solo i consigli di amministrazione per piazzare gli amici, cominciamo ad accorpare quelle lì che sono un doppione, cominciamo a riorganizzare alcune di queste nelle loro funzioni. Però che cosa succedeva? Che si mettevano in moto le resistenze territoriali, che significa che quando tu hai portato avanti una campagna con un presidente di regione o un sindaco che ha preso quei voti proprio perché ha finanziato questo modello di sprechi, poi quando stavi per andarli a tagliare ti chiamava, te presidente del Consiglio dei Ministri, il tuo sindaco o presidente di regione dello stesso partito e ti diceva: guarda che i voti io te li ho portati perché abbiamo quella rete di roba lì, se tu me la tagli i voti non te li porto più. E quindi che succedeva? Che invece di tagliare gli enti inutili si tagliava il commissario alla spending review e lo si mandava a casa. È successo per troppi anni e questo ha bloccato lo sviluppo del nostro paese. Poi, per carità, ci sono tante sfide anche da vincere in Europa. Io oggi sono stato al Vinitaly, ma il vostro territorio dal punto di vista non solo del comparto vinicolo ma del comparto agroalimentare è un'eccellenza internazionale, ma questo territorio lo difendiamo in Europa. Adesso c'è da ricontrattare la politica agricola comunitaria, che è sostanzialmente la politica che a livello europeo si contratta per i tipi di fondi, gli incentivi che si danno all'agricoltura, per lo sviluppo anche dei giovani all'interno del mondo dell'agricoltura. L'agricoltura è cambiata negli ultimi 10 anni, oggi è nuove tecnologie, a volte è addirittura intelligenza artificiale. Si stanno facendo dei progressi incredibili, tutelando la diversità, la biodiversità dei nostri settori. Ma se a livello europeo non ci facciamo sentire, è logico che il modello di politica agricola comunitaria si farà sempre su quello francese, su quello tedesco. Ma io non ce l'ho con la Francia e con la Germania, io ce l'ho con l'Italia, perché il Parlamento tedesco a Bruxelles ha 25 funzionari, ha 45 funzionari che seguono le questioni europee. L'Italia come Parlamento italiano ha 2 funzionari e uno sta andando in pensione. E allora, se non schieri la squadra, quando puoi vincerla la partita? Mai. Hai mezzo portiere, loro hanno 11 giocatori più tutte le riserve. Dobbiamo cominciare ad esserci lì e ad esserci anche con un governo legittimato dal popolo, un presidente del Consiglio dei Ministri che sia passato dalle elezioni. Attenzione che quando si fa il discorso mettiamo il terzo uomo, il Mister X, alla presidenza del Consiglio dei Ministri per uscire dallo stallo, a me preoccupa, perché uno che ha preso 0 voti, quando andrà ai tavoli europei, quanto conterà se non 0? Lo considereranno subito per quello che vale, una persona non legittimata dal popolo. E la cosa veramente assurda è che in questi giorni io sento parlare, con tutto il rispetto, di nomi come Cottarelli, Cantone, Severino, che hanno preso 0 voti perché non si sono candidati e sono i favoriti alla presidenza del Consiglio dei Ministri, poi noi che abbiamo preso 11 milioni di voti, no, Di Maio deve fare un passo indietro. E questa è una cosa che sinceramente non riesco a comprendere, ma non credo che sia comprensibile agli occhi dei cittadini. Andiamola a spiegare agli italiani che alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 4 marzo che hanno bocciato i governissimi, i governi tecnici, i governi di scopo, mettiamo un altro signor nessuno lì, con tutto il rispetto professionale che potrà rappresentare. È molto importante questo concetto per la legittimazione popolare che ha un capo di governo, che è vero che non si elegge direttamente, ma deve avere un consenso, deve avere un significato politico, sia quando si siede qui ai tavoli con le rappresentanze di categoria, con i sindaci, con i presidenti di regione, sia quando si siede ai tavoli internazionali per rappresentare la nostra nazione, altrimenti saremo sempre deboli e gli altri la faranno da padroni.
È un atteggiamento che deve cambiare anche in Europa, e non vale solo per l'agricoltura, vale per il Made in Italy in generale. Si continua a parlare di tutela e difesa del Made in Italy, ma qui non dobbiamo più giocare in difesa, dobbiamo giocare in attacco col Made in Italy. Dobbiamo portarlo il più possibile all'estero e farlo conoscere, perché è il Made in Italy il nostro ambasciatore, è quello che ci fa fare più turisti, più flussi turistici, che ci fa conoscere ancora di più per quanto belli siamo e per quanto importanti siamo. E quando si dice il problema dell'Italia è che ha imprese troppo piccole, non cadete in quella idea, in quell'errore. La nostra grande specialità che ha creato il Made in Italy è avere il 99% delle imprese sotto i 50 dipendenti. È solo che in questi anni si sono fatte le leggi per l'1% che rimaneva di quelle imprese sotto i 50 dipendenti, e invece quelle sotto i 50 dipendenti venivano sempre trattati come un caso straordinario. Io vengo da una famiglia che ha sempre fatto impresa e conosciamo tutti i problemi del caso, e quei problemi vanno affrontati con uno Stato più semplice, che abbassa le tasse tagliando gli sprechi e che soprattutto lascia in pace chi crea lavoro, perché il lavoro si crea nelle imprese, non si crea nella pubblica amministrazione. Il lavoro si crea nelle imprese lasciandole in pace. Tutte le imprese mi dicono sempre: noi non vogliamo nulla più, però dovete lasciarci in pace. E per lasciarli in pace dobbiamo dargli l'opportunità di fare un business plan a 3, a 5, a 10 anni, senza che il sistema, il regime fiscale e il regime legislativo cambi ogni 12 ore. È questo il nostro grande obiettivo che ci dobbiamo prefissare. Quindi basta una buona legge di bilancio a fine anno e qualche legge importante che riguarda appunto l'abolizione di tante leggi che non servono, come si fa per esempio in Inghilterra, dove tra l'altro è vietato il richiamo. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 del decreto Reggio del 1900, quella roba lì crea questo Stato, uno Stato incivile, perché le sue leggi sono incomprensibili e dobbiamo cominciare di nuovo a renderle comprensibili. Ci vuole prima di tutto metodo nel fare le cose. Io spero che in questa regione si possa fare un buon risultato, se lo vorrete, e questo risultato sarà sostenuto molto presto da un governo nazionale del Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Grazie tantissimo. Grazie per essere qua con noi e supportarci. E vorrei che tu dissi a noi nell'accogliere sul palco i nostri candidati regionali, sì, che prego di venire. Stringiamoci, perché sono tanti. Aspetta, vengo da te. Venite, da salite, te. salite. Sì, adesso scendo, la facciamo, dai. Abbiamo una squadra veramente forte. Facciamo una foto. Veramente tanto competente. Provengono da tutta la regione, stanno mettendo tutto il loro entusiasmo, tutta la loro voglia di lavorare. Abbiamo quattro consiglieri uscenti che si sono ricandidati e abbiamo 32 nuovi aspiranti consiglieri, e spero con tutto il cuore che i cittadini vorranno veramente dare a questa regione l'opportunità di cambiare, perché se vogliamo cambiare, come diceva Luigi, non possiamo accontentarci di fare il risultato minimo, dobbiamo andare al governo di questa regione. Quindi ditelo a tutti i vostri parenti, gli amici, i colleghi, conoscenti: votiamo Movimento 5 Stelle il 29 aprile. Grazie.